In ultimo, lo vogliamo dire perché questo credo che sia un qualcosa che valorizzi questo atto, c'è la vendita della messa in vendita ad un prezzo, ad un importo di 250.000 euro a base d'asta della cosiddetta casetta del custode del Cirfalco. Casetta del custode, ovviamente. Un bene che conosciamo tutti quanti, un bene che è abbandonato anche qui da l'ultima cosa, credo che veniva l'ultima destinazione, forse nei primi anni 2000 era la sede dell'associazione ciechi, dell'Unione Ciechi, se non ricordo male, ma poi ricordo che fu abbandonata anche per appunto l'umidità e lo stato di abbandono dell'immobile. Speriamo, contiamo su questo di poter dare un rilancio anche al nostro Girfalco con la vendita e la riqualificazione di questo immobile, comunque ben conosciuto nella nostra Fermo. Ho visto che è entrata Ingrid, scusa se ho preso il posto, ma ho cercato di ovviare, poi ovviamente tu sei sicuramente più preparata su per ogni aspetto che potrà uscire nel dibattito seguente. Grazie al sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire Sandro Vallasciani del Partito Democratico. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Volendo esordire con una battuta, il sindaco nell'illustrazione del piano di dismissioni mi ha ricordato Ezio Greggio in drive-in quando faceva l'asta tosta per tutti i costi. Per chi non più giovanissimo si ricorda la trasmissione, un pochettino nell'esordio Teomondo Scrofalo, ricordiamo il maestro Teomondo Scrofalo, no? esatto, mancava il dipinto di Teomondo Scrofalo e avremmo chiuso la cosa. Volendo poi passare invece ad argomenti più L'altra seri, questione quella che che mi vede ulteriormente perplesso è la vendita della casetta del custode del Duomo. Lì in realtà penso ai giovani che d'inverno vagano nel parco del Duomo, a cui si potrebbe dare ospitalità con un intervento, tra virgolette, di social housing che non è solo abitativo ma anche aggregativo, con degli operatori per accogliere i nostri giovani che d'inverno vagano nel Duomo e che forse, se in qualche modo ospitati in quella struttura, potrebbero avere, secondo me, un'accoglienza, un'attenzione e forse un minor disagio rispetto all'incertezza che spesso anima i nostri giovani fermani. Pertanto io chiedo una revisione di questo piano, magari non oggi, nel corso del tempo, e un'attenzione alle mie raccomandazioni, perché ritengo, così come è formulato, questo piano non può essere condiviso da me, ma credo neanche dal mio gruppo. Per quanto riguarda poi invece la casa sempre lì al Girfalco, la casa del custode, diciamo, chiamiamola così, io ammiravo moltissimo il vecchio progetto che veniva proposto, quello di darlo in gestione un'impresa, un ristoratore, però vedo che invece si preferisce seguire altre indicazioni. Va bene, non è solamente magari per dare questo appunto, ma do anche la mia indicazione di voto, dove mi asterrò alla votazione su questo punto. Grazie, Presidente. Alcune cose non mi convincono, anche la casa del custode, non so, forse una riflessione più approfondita andrebbe fatta, quindi io annuncio, no, annuncio a nome del gruppo l'astensione su questo punto. Grazie, consigliere Tulli. Ha chiesto di intervenire il consigliere Massimo Tramannoni per Non Mi Fermo. Prego. Lo stesso diceva Girfalco, gravita anche l'ex casetto del custode, come è stato detto prima, è da più di 20 anni che versa in situazioni non ottimali, quindi di degrado, quindi ben venga che venga messo, diciamo, nel piano delle nazioni e venga venduto in modo che qualche privato ci possa investire e possa riqualificare sia l'immobile e tutta l'area intorno con attività ricettiva che possa dare, diciamo, vivibilità a quella zona di Fermo anche durante il periodo invernale,
e durante il periodo estivo. Quindi ben venga la vendita di quell'immobile e il, diciamo, la possibilità di destinarlo a un'attività, diciamo, di ristorazione in modo di, ecco, di essere, di riportare, diciamo, questo immobile in una situazione, diciamo, di non più di degrado, ma di vivibilità per la città. Grazie. Grazie consigliere Tramannoni, ecco, è apparso sullo schermo, voleva intervenire l'assessore Ingrid Luciani al patrimonio, che forse ce la fa. Le lascio la parola, assessore. Grazie, si sente? Sì, adesso si sente e si vede. Beh, grazie alla casa del custode, già ne abbiamo parlato in commissione, si tratta fondamentalmente, noi credevamo molto nel progetto e ci crediamo tuttora, ma la realizzabilità, come dicevo prima, è essenziale. E quindi, così come quando decidemmo di portare il piano, nel piano delle Nazioni a suo tempo la casina, perché progetti e programmi finanziari che ne consentissero un permanere pubblico con una ristrutturazione da parte di privati non era possibile, questo non è possibile per la casa del custode e quindi decidiamo, proprio per riqualificare il piazzale del Girfalco, di lasciarla, di lasciare spazio a imprenditori privati che possano utilmente riqualificarla e con questa, insieme all'intervento che ci apprestiamo noi a fare sulla casina, riqualificare anche e potenziare ancora di più l'attrattività del nostro Colle del Girfalco. Quindi, insomma, questa è una serie di riflessioni in ordine agli interventi che ci sono stati. Grazie. Grazie, assessore Luciani. Dichiaro, non vedo altri interventi, quindi dichiaro chiusa la fase di discussione, dichiaro aperta la dichiarazione di voto. Per quello che riguarda Palazzo Trevisani e la casa del custode lì al Duomo, ritengo che sono due immobili che con finalità diverse debbano rimanere nel novero del patrimonio indisponibile del comune, perché uno è un palazzo della fine del Settecento che sta nel corso principale della città e molto probabilmente non sarà, anche la sua alienazione sarà secondo me difficilmente raccolta dal mercato, perché oggi quello che nel mercato è molto appetibile è la demolizione e ricostruzione, perché con questa modalità di riqualificazione degli immobili si attinge al famoso bonus del 110% e quindi si possono poi vendere le unità riqualificate a prezzi più agevolati. Consigliere, concluda. Concludo dicendo che un'attività per il disagio giovanile o per il controllo degli adolescenti proprio nel Duomo, secondo me, potrebbe essere ospitata nella casetta del custode, che se riqualificata e affidata agli operatori dell'ambito sociale possono fare un'attività importante per la nostra gioventù. Così come per Palazzo Trevisani ritengo che sia importante rivedere questa decisione in futuro. Per questo motivo, pur apprezzando il lavoro fatto su il palazzo di Via Graziani, apprezzando per la coerenza dimostrata e l'impegno mantenuto sulla Casina delle Rose, per l'investimento che avete in qualche modo, che vi accingerete ad impegnare, ritengo di non poter condividere con il mio gruppo questo piano delle alienazioni. Grazie. Grazie consigliere Vallasciani. Ha chiesto di intervenire il consigliere Savino Ferri per la città che vogliamo. Prego consigliere. Grazie presidente, soltanto per ribadire il voto favorevole della città che vogliamo. Quindi esprimiamo pienamente questo voto
perché siamo convinti che le azioni qualificanti di questo piano sono venute proprio dalla Casina delle Rose, dalla Casa del Custode e dall'ex Palazzo Graziani. Grazie. Grazie consigliere Febbi. Ha chiesto di intervenire Alessandro Barboni per Termoforte. Prego consigliere. Il nostro voto sarà favorevole al piano delle alienazioni. Rimaniamo convinti che molta speranza dobbiamo riporre su questo piano, una speranza che però non deve mai venir meno, perché come si dice, qualsiasi scelta può essere controversa. Su Palazzo Trevisani alcune osservazioni fatte da Vallasciani sono anche condivisibili, ma comunque era necessario che quel palazzo, data la situazione, fosse comunque messo sul mercato. È vero, è un palazzo di pregio, ma è ridotto Vallasciani in una maniera, per colpa di nessuno, per colpa della situazione e del mercato, in modo che forse qualcuno potrebbe avere anche l'idea di metterci le mani. E comunque, ripeto, il nostro voto sarà favorevole perché dobbiamo insistere, insistere, insistere. Certo, io che sono qui quando Sandro Vallasciani e anche un po' di più del sindaco, sappiamo che a volte è snervante e disperante riproporre continuamente questi atti di vendita, ma non dobbiamo mollare, crediamo che la strada sia giusta. No, in tutte le grandi città ce ne sono aiose in vendita, perché noi troviamo città come Venezia, la stessa Romagna, no? La costiera amalfitana, la Liguria, ci sono strutture alberghiere in vendita e forse, concedetemi di dire, anche in svendita, visti i momenti che stiamo attraversando, ma non gli ultimi momenti, molto molto invece. Consigliere, scusi, non vorrei interrompere il suo ragionamento, ma lei è in dichiarazione di voto, quindi sono trascorsi, la invito insomma a concludere, ecco. Mi dispiace perché ero preso anche io dalla sua riflessione, piacevole riflessione. Avevo fatto una premessa, volevo intervenire prima, non ci sono riuscito perché qualcosa qui non ha funzionato, quindi ne prendo atto e niente, non finisco il ragionamento, capiterà di ritornare sull'argomento in presenza, lo finirò quando ci sarà questa occasione, comunque per il gruppo annuncio l'astensione, grazie. Grazie consigliere Romanella, ha chiesto di intervenire il capogruppo di Piazza Pulita, Sara Pistolesi, prego consigliere. Grazie Presidente, soltanto per ribadire il parere favorevole di Piazza Pulita all'approvazione al piano delle alienazioni, sottolineando che per quanto riguarda la gavetta del custode noi riteniamo che l'inserimento di questo immobile all'interno del piano di alienazioni possa rappresentare un aspetto importante che vada a qualificare, a meglio qualificare quest'area, a riqualificarla dando di nuovo lustro ad un immobile che invece era stato lasciato nel più sano in degrado, se vogliamo. Il nostro parere è assolutamente favorevole. Grazie. Grazie consigliere Pistolesi, ha chiesto di intervenire il capogruppo di Non Mi Fermo, Massimo Tramannoni. Prego consigliere. Grazie Presidente, molto sinteticamente per affermare e per approvare questo piano di alienazioni proposto da questa amministrazione. Come gruppo Non Mi Fermo. Grazie consigliere. Non ci sono altri iscritti a parlare, quindi dichiaro chiusa la fase di dichiarazione di voto e dichiaro aperta la votazione. Quindi do la parola alla dottoressa Camastra per l'appello e poi il voto. Allora, do lettura dei risultati. Astenuti Lorenzo Giacobbi, Luciano Romanella e Gianluca Tulli. Contrari Stefano Fortuna, Renzo Interlenghi, Pierluigi Malvatani, Andrea Morroni, Paolo Nicolai e Sandro Vallasciani. Tutti gli altri favorevoli. Il Consiglio approva.